Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie su FIFA 18. Allora, siamo nel mese di aprile. Questa è la classifica, questa è la situazione attuale. Come vedete siamo secondi a soli 2 punti dalla prima che è il Mansfield. Siamo poi a 4 punti dalla terza che è Luton Town. E poi siamo a 9 punti di distanza, chiaramente, dalla quarta che è Wycombe. Guardate bene questa classifica qua, guardate bene la distanza che c'è fra noi e la quarta. Perché dico questo? Perché, come già dissi nel precedente episodio, per chi non avesse visto o per chi comunque non sapesse come funziona a regola il discorso promozione, no? A livello di posizioni della Football League 2, praticamente le prime tre vanno dirette e poi la quarta, che va, diciamo, nella categoria successiva, se la gioca ai playoff, ovvero quelle, le squadre che si giocano ai playoff sono quarta, quinta, sesta e settima, quindi 4 squadre. Quindi diciamo che noi siamo a distanza, no? Il nostro distacco ai playoff è di ben 9 punti. E come vedete le partite giocate sono 40. E chiaramente, guarda, faccio vedere, direi che siamo messi parecchio bene, perché appunto le partite totali sono 46, quindi 9 punti con 6 partite rimanenti, ovvero 18 punti, se non erro, sì, fatemi far conto, sì, 18 punti rimanenti, ovvero avere la metà dei punti di possibili, diciamo, no? Da fare ancora, non è male, insomma. Quindi cosa voglio dire con questo, mentre mi avvio alla prossima partita, che fra l'altro sono i mesi, sì, ma quasi quasi sì, fatemi vedere Newport, se Newport è sotto. Eh sì, decisamente. Ah, si simula, vai. Comunque, cosa voglio dire con questo? Voglio dire che praticamente in questo video qua, a seconda di come andranno le cose, potremo forse, e ripeto forse, conquistare la promozione. Chi lo sa? Giochiamo e guardiamo. In questo caso simuliamo, comunque. Vediamo un po' come vanno le cose. Vediamo se partiamo subito bene. Speriamo. Ecco, infatti, dopo 4 minuti subito. Aiò. Wisman dopo 10 minuti riequilibra il tutto 1-1. Aio, Rivero se rigore sbagliato 1-1. Poteva sicuramente andare meglio, ma poteva anche andare peggio. Cioè, alla fine abbiamo ottenuto il risultato medio. La classifica, ecco, è un po' cambiata perché adesso siamo 4 punti alla prima. Però siamo sempre, anzi, abbiamo aumentato a 5 punti dalla seconda e dalla terza. Scusate, noi siamo alla seconda. Quindi, tutto sommato, come ho detto prima, poteva andare meglio, ma poteva anche andare peggio. Chiaramente mi sono scordato di dirvi della quarta, che poi comunque è la posizione, quella diciamo più importante da tenere d'occhio, no? Per il discorso di classifica. E niente, anche loro a quanto pare hanno pareggiato, perché siamo sempre a 9 punti, con 5 partite rimanenti, quindi manca veramente poco, all'obiettivo. Speriamo di farcela. Comunque, eccoci qua. Giochiamo questa partita qua. Giochiamo fuori casa. Quindi, dato i risultati di prima e dato il discorso delle trasferte, che come sapete, quando gioco fuori casa preferisco giocarle piuttosto che simularle. A meno che siano partite da risultato molto relativo. Insomma, niente, mi sono un po' appenato perché guardavo anche l'osa. Comunque, questa giochiamola e speriamo bene. Guardiamo un po' se almeno questa riusciremo a vincere. Bella roba Q, vai Q, vai Ciccio, non ci credo, palo palo fuori. Bella palla per Mitchell, vai Ciccio Mitchell, e piazzala, madonna santa, e tiro di merda, scusate il termine molto volgare, però quando ci vuole ci vuole, porca miseria, vai, tirate una peta. Riproviamoci, passalo Q, vai Q, ecco, già meglio, però troppo, di che stavolta è troppo centrale. Attenzione, attenzione, occhio. Oh, andiamo, meno male. Rischiamo, sì, attenzione, Aguilar. Bella parata. Insomma, finisce anche il primo tempo, sì, 0-0. Insomma, attenzione, sul finale siamo più addormentati. Ora si piglia go. Meno male uscita, ragazzi. Andiamo, tutti e soprattutto dietro, occhio. Vai o credi, vai o credi, vai o credi.
Tiro Credi! È rigore! È rigore! Mamma mia, cosa sarà sbagliato comunque, eh? Sarà sbagliato. Attenzione al 90esimo, ragazzi. Se dovessimo far gol, il gol più immeritato, o perlomeno uno dei più meritati di questa serie qua, per ora. Ma ciccio! Eccolo lì! Oh, Credi! 1-0! Allo scadere della partita, allo scadere del tempo, allo scadere del secondo tempo, allo scadere di tutto. Mamma mia, penso sia, forse se si leva l'occasione del primo tempo, il primo tiro, anzi, sì, dai, il primo tiro del secondo tempo. E andiamo, di. E andiamo, finisce così. Una vittoria di abbastanza immeritata, Addirittura stavolta non vi dico che il risultato più giusto doveva essere il pareggio, ma bensì doveva essere la vittoria del Grimsby Town. Perché veramente, se non tempo soprattutto, di un video che ci ha tenuto a paletti, ma poi ci è mancato. Attenzione, attenzione, terza partita in casa contro il Mansfield, la prima. È vero, purtroppo ci sono 4 punti, io purtroppo anche per un discorso di colpe, nel senso, volendo potrebbe essere in colpa mia che volessi una alla prima, perché magari la prima la giocavamo e la vincevamo. A quest'ora eravamo a 2 punti, quindi magari vincendo questa potevamo addirittura superarli, e eravamo a 11 punti da Wycombe, quindi se poi vincevamo questa andavamo direttamente in Football League One, insomma. Però diciamo che sommato è pur sempre la partita, il campionato non è finito, quindi magari vincendo questa, che ne so, magari boh, ci si ravvicina e poi magari il Mansfield si butta giù e noi magari ne vinciamo, insomma, non lo so, uno sbotto di osa. Magari potremo, chi lo sa, forse arriva anche primi, ma dubito. Comunque, iniziamo, vediamo un po', ok, ci siamo abbastanza per quanto riguarda la condizione, forma fisica, quello che vi pare. Via, iniziamo. Cosa volevo dire è che questa, a seconda di quanto faremo noi, di quanto farà i Wycombe, che attualmente è quarta, però non ho visto sinceramente quelle sotto a quanto sono, comunque potrebbe forse essere anche la partita, diciamo, promozione, chi lo sa, perché poi rimangono 3 partite, 9 punti, siamo ora a 9 punti da loro, chi lo sa. Vabbè, comunque intanto giochiamo e poi faremo conti a fine partita. Vai, vai, Ciccio Credi! Mare, mare, che tiro brutto, di più forte! Bella roba, Ciccio Credi! Buttala dentro la motina, vai! Oh. Bella roba, vai, Credi! Vai, Credi! Guarda Ugu! 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 1-0 al 36esimo! La sblocca lui! E andiamo, di! Attenzione! Bravo, non è entrate, però non facciamo scherzi. Goal Light Technology, dopo facci vedere gentilmente. La regola comunque non è entrata. Ancora Gu! No, Gu, tira! No! Comunque non ce l'ha fatta la Goal Light Technology di prima. Un applauso per il ritorno dopo un grave infortunio di Ahmed, anche se ormai non gioca più titolare. Ma ci voleva, dai, non lo faceva vedere. Ugu! 2-0! Vi dico che sono me un gran gol, perché ci ha creduto e ha fregato sia il difensore che il portiere. E andiamo, di magico Ugu, ancora una volta lui. No, ma perché davanti l'acqua così piano comunque? Certo, comunque clamoroso, è un altro palo. Eccoci. All'81esimo il Mansfield trova un gran gol, non so con chi, perché non conosco i giocatori. Comunque partita riaperta, eh. Occhio, bimbi. E andiamo, di. Via, 2-1. Vinciamo anche questa, stavolta in maniera meritata, eh. Perché soprattutto rispetto a prima, vabbè, ma comunque parlando della partita, diciamo che Mansfield, come vedete dalle statistiche, ok, sì, quel gol non gol, che per me comunque è rimasto fuori, e anche questo è un gioco, eventualmente se fosse entrata l'avrebbe segnato, comunque, avrebbe fatto vedere. Parte bello e poi il gol, quello all'81esimo, per il resto non ha fatto altro, praticamente. Quindi, buona partita da parte nostra e vittoria strameritata.
Comunque, no, non è ancora chiuso il discorso. Sto guardando promozione perché Wycombe ha rivinto. Siamo sempre a 9 punti. Però la prossima è al 100%. Chiaramente, se dovessimo vincere la partita, promozione. Comunque, Gu ora è anche primo nella classifica capo. Come forti, ragazzi! Oh. Eccoci qua. Quarta partita del video. Giochiamo in trasferta. Allora, vediamo un po' per le maglie. Se ne va bene così. Credo che, anche se comunque sono colori non strachiari, però alla fine c'è parecchia differenza tra le due maglie. Ancora una volta, ok, così per quanto riguarda le formazioni, iniziamo. Ragazzi, sono calmo, però non scordiamoci, sia voi che magari vedete, sia voi che giocate, nel senso non i miei giocatori, per ragazzi intendo anche, è la partita che potrebbe veramente consolidare ciò che abbiamo fatto di buono per tutta la stagione, più o meno. Quindi dai, guardiamo di vincere e si Eccolo va qui, il in Football capocannoniere del League One, io campionato, ci credo. certamente a giudicare da quello che vedo, direi No! ovviamente Mamma mia che zotta stava per Pirlo, fare subito all'inizio. Infantino, Ragazzi, svegliamoci, Pirlo si eh. pierde, So Real che ho fatto la Madrid cazzata io, sfiora però la volevo porta darlo a voi. Attenzione! dell'avversario, si è impegnato Fuori! Pirlo, Ancora non è uscito pericoloso. bene in tempo Il utile, ecco Forest. Lo chiamo qualcosa Forest di perché il grave, suo nome non lo palla che so. viene in piedi di Palos, attenzione a Pirlo, No! attenzione da lì, No, Pirlo che vabbè, rimette il ok che tiro come stavano ho iniziando i sbagliato a tecnici, farli ecco comunque arrivare lì, ma rigore, cazzo giusto che per là, era un quanto tiro ora sega, potrebbe ve lo lì, lo arrivare potevi l'acqua, benissimo bloccare, continuare secondo così, me. guai a mollare la concentrazione Porca adesso, miseria, di. può colpire da lì, Porca miseria, due ragazzi, volte dai, colpita di. dall'avversario, Nemmeno 10 nessuna minuti si è persona preso può più Dugo. ricattare vittoria. Messi È dorme sfortunato dietro, Pirlo, come si che dorme, no, a avrebbe parte gli voluto scherzi, ve lo tentare di gioco, io, ma a segnare con tutta volte fanno sani l'attenzione, ma pari. non subirne Allora, nessuno. E l'arbitro si sposta precisazione, leggermente vabbè, è finito verso sì, il purtroppo è il portiere, primo mentre tempo. prima Cioè, c'era secondo il tempo può rigore ancora con volendo Pirlo succedere un po' di davanti. tutto. Però, perché lo è triste, cazzo, vince 2-0. Comunque, alla fine, una cosa che mi sono dimenticato di dirvi, poi guardo i risultati, non voglio vedere quanto stai quei combi perché se no mi faccio qua influenzare. Alla fine, vabbè, a parte se il combi perde, vabbè, ma lo guarda, dov'è? Perde 1-0. Comunque. In realtà basterebbe anche un pareggio, indipendentemente da tutto, dal risultato dei due combi. Però col fatto che avevamo accorciato sul Mansfield e quindi si poteva anche riaprire un po' il discorso primo posto e ci teneva a vincere, ecco. Vabbè, comunque mi sa che qui vince sarà un bel Tutto problema, forse, pronto, forse si anche parte con pareggiamo. il secondo Vediamo un po' tempo. cosa succede nel secondo tempo. Intanto metto offensiva, vai. Bella roba, vai Gu, Si vai avvicina Ciccio, all'area. vai Ciccio, vai Prova a fare da Ciccio. lì. O credi? No, un tiro Palla. rivero, specchio blu tira, non lo Respinge so, comunque è Pirlo. finita. No. Ottima la lettura del difensore che ha capito tutto e ha recuperato il pallone. Non posso, può succedere, non so cosa fa. Paio Palla ovunque. credi? Vabbè. Parata Tanto anche se eccezionale. avesse Questo fatto sarà gol, il probabilmente secondo la gol partita della ormai, a squadra. livello di risultato in sé per sé, Ancora poco. ci vede uscire sconfitti. Finisce così. Però Vittoria della promozione che arriva con il io pareggio. esultano. Quindi automaticamente vuol dire che siamo andati in Football League War. Vuol dire che Wycombe ha perso. E andiamo di. E andiamo di. È brutto da una parte festeggiare con la sconfitta. Però alla fine di. Si tratta di campionato. Quindi nel senso. Ci può stare. Bene così. Bene così. Bene, bene, bene. Lo so, se non sembro molto gasato, ma in realtà lo sono. Perché ripeto, un po' no, ora mi disgusta un parolone, però diciamo preferivo festeggiare con una. Perché aspetta, Wycombe ha pareggiato. No, vabbè, ok, sì. A regola ora sono rimasti 3 partite. No, 2 partite. E perché allora si esulta? No, ok, sì, che botta. Che botta. Ok, torna tutto, buono, buono. Va bene. E niente, dicevo, avrei preferito comunque festeggiare la promozione con la vittoria. Purtroppo non è andata così, però alla fine sinceramente me ne frega relativamente. E quindi andiamo di. E andiamo di. Guardate un po' contro chi bisognerebbe, cioè. Perché ti bisognerebbe? Perché a parte ora la simula, tanto ormai il campionato è andato. E credo anche per quanto riguarda il primo posto, appunto, le ossa siano andate così. E poi vabbè, ok, ma credo che si rischi tanto di. Si rischia tanto di
di andare a finire terzi, nel senso c'è 5 punti in due partite, cazzo, deve bastare 2 punti per essere sicuri, quindi se non si può anche simulare. Comunque è il colmo, guardate lì, si gioca contro, proprio contro quel combio. Era più bello, però, vi dico la verità, festeggiarla sì, eventualmente la promozione, questa partita qua. Nel senso, sì, magari con i due combi prima vinceva, quindi era sempre in corsa, diciamo. Era bello giocarsela qua. Comunque, a 32esimo, Q, 1-0, poi si è rotto Kellett. Vabbè, 2-0 Caicedo, buono, dovremmo aver vinto, secondo me, ormai. No, io no, 2-1, scherzavo, oh, oh, oh. Ok, ok, 2-1, buono. Quindi, secondo posto aggiudicato. Il Mansfield quanto ha fatto? No, ha vinto, quindi anche il Mansfield campione della Football League su di quest'anno. Via, complimenti al Mansfield. Andiamo a fare l'ultima partita. Comunque, vabbè, anche se ormai il campione è finito, però meglio farlo notare per farvi vedere ogni volta che si rompe qualcuno quanto si rompe a livello di durata. Kellett, che era quello che sostituiva più o meno Sessegnon, che si è rotto anche lui nel precedente video, si è rotto 4 mesi, eh. Tra l'altro è quello che prima, non so se ci avete fatto a casa, in una simulazione aveva il cerottino. Comunque, eccoci qua arrivati all'ultima giornata, chiaramente me la simulo, tanto non c'è veramente niente per cui, diciamo, lottare. E niente, facendo anche un resoconto, non tanto di noi, che comunque di noi si sa come sono state le ossa, ma del Mansfield, gli direi che alla fine è giusto che abbiano vinto loro, perché sono stati più o meno per quasi tutto il campionato primi, e è giusto che alla fine sono loro, ecco, ad aver vinto il campionato. Comunque, torniamo a noi, siamo al 60esimo, ecco, no, al 61esimo, 1-0, certo, boh, aperto bocca. Niente, finisce così, 1-0, concludiamo con la sconfitta, che però, come detto prima, è molto molto superflua. Comunque ragazzi, eccoci qua, chiaramente, vabbè, arrivo alle conclusioni. Allora, vabbè, no, prima che conclusioni, parliamo un po', allora. Sì, ok, vabbè, sono anche a maggio, ma tanto ormai ho fatto tutto insieme, aprile-maggio. Allora, siamo... Oi, oi, Dio buono, quando sbagli i tasti. Ora ce la fa, eh. Ci siamo, ok. Vai, vai di classifica. Allora, campionato finito. Siamo arrivati secondi, addirittura poi 7 punti dal Mansfield, vabbè. Mansfield è clamoroso, veramente. Oi, oi, cosa ho pigiato? Cosa ho pigiato? Cosa ho pigiato? Vabbè, aspettate. Una bella furia. Ok, basta, tengo joystick a dovuta distanza. Comunque, siamo arrivati ai secondi. Ce l'abbiamo fatta subito al primo anno ad andare nella divisione successiva, ovvero in Football League 1, ovvero come la chiamo io, la Shuno inglese. Bene, 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 bene. Sinceramente ero molto titubante, soprattutto dato l'inizio di campionato, che è stato molto non costante, diciamo, o forse costante in maniera negativa. E invece poi alla fine ce l'abbiamo fatta abbastanza bene. E niente, credo che comunque per quanto riguarda questa serie qua non ci sia una vera e propria squadra che spicca, a parte quest'anno un po' il Mansfield. Quindi sono tutte molto alla portata e se ne va avanti chi ha culo più che altro, chi lotta, diciamo, anche qua, anche se è un gioco. Perché come vedete non è che noi abbiamo spaccato il campionato insieme al Mansfield, anzi, come vedete abbiamo fatto su 46 partite 27, che sono più o meno poco più della metà, vittorie, poi 10 pareggi e 9 sconfitte, che comunque, ok, poteva andare peggio, come vedete, per quelle che sono giù, però non è che abbiamo fatto tipo 35-40 vittorie e poi il resto di pareggi e sconfitte, insomma. Abbiamo fatto, tra virgolette, solamente poco più della metà delle vittorie. Quindi è un discorso che volevo farvi notare per quanto riguarda il discorso di chi è che va su. Quindi è un campionato molto molto aperto, non c'è quella clamorosamente più forte, nemmeno quella clamorosamente più debole. Comunque, ciononostante, siamo riusciti, per fortuna anche, appunto, e meno male, ad andare subito al primo anno in Football League 1. E adesso, vabbè, quando poi ci rivedremo a inizio calciomercato estivo, nella successiva stagione, quindi a luglio, e che chiaramente procede da solo, tanto cose che devono succedere, non succede, credo non succederà niente, appunto, non succederà nulla. Spero, non lo so, che non ci sia qualcuno da rinnovare il valore del contratto, perché io non so come fare, perché come sapete non c'ho una lira, credo, o perlomeno se c'ho molto poco. Quindi spero che tutto sia a posto, quasi. Eventualmente se dovesse succedere qualcosa vedremo un po' cosa accadrà poi all'inizio del successivo anno, chi rimarrà o no.
E niente, chiaramente, e poi, Madonna santa, sono indietro, ho sbagliato. Poi arrivo alle vere e proprie conclusioni. Ah, guardate, fra parentesi, Ugo ha vinto il capocannoniere, la classifica del capocannoniere, sono contento. E Ucredi è terzo, quindi i nostri attaccanti show proprio. E niente, dicevo, per il prossimo calciomercato, chiaramente rivaluterò i nomi che mi avete detto, chi nei commenti, chi in privato, chi su Facebook magari. Per quanto riguarda appunto il calciomercato, spero chiaramente di averci un budget più alto e di poter fare qualche acquisto buono, magari giovane di talento che ci tengo, senza farlo gli abusi. E basta, non c'ho da dire altro, credo. Niente, vi aspetto nel prossimo calciomercato, appunto, e di conseguenza la prossima stagione. E speriamo che veramente anche nella prossima, anche se deve sempre iniziare, possiamo comportarci bene come abbiamo fatto in questa qua. Via, vi aspetto. Ciao. No, aspettate, mi sono scordato di fare la classica cosa finale. Vi ricordo che se volete potete mettere anche queste tre cose, o fare queste tre cose, ovvero lasciate un bel mi piace al video se vi è piaciuto. Stavolta dai, lasciatelo, che cazzo. Siamo stati promossi, insomma. Condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, così potete rimanere aggiornati su tutti i video di questa serie qua, ma non solo. Via, ora vi saluto e ci vediamo veramente al prossimo video. Ciao!